Un vuoto pesante, quello che voi come giornalisti chiamate il briscolone, non è previsto. Non è previsto. Quindi non No. È c'è previsto un nessuno che... socio che entri con una quota sicuramente superiore a quella che hanno sottoscritto gli altri soci, che lo può diciamo, individuare come un azionista di riferimento, ma non è un socio che avrà la maggioranza. Non ha neanche la maggioranza relativa, cioè come è successo con Zanetti, e quindi... No, Maggioranza relativa? Sicuramente sì, c'è sempre uno che ha la ma maggioranza dico, relativa. cioè, parliamo di una percentuale attorno al 30% o siamo un po' più bassi? No, è molto più complessa la risposta, quindi schematizzare così non va bene. Io dico che entrerà un socio che avrà una quota superiore alle singole quote che detengono gli soci attuali, ma non tale da farlo individuare come il briscolone o come quello che prende in mano. Perché altrimenti si vanificherebbe tutto il progetto che abbiamo fatto. È una quota che permette di gestire le cose con grande equilibrio, con intelligenza e con grande tranquillità per il futuro. Per Poi capire, non esclude che anche i soci attuali possano aumentare la quota. dallo statuto che avete voi, si può ad oggi avere un socio al 51 o non è previsto? Perché si sentono tante voci su questo, che non è Uno possibile, non ci può. statuto non può prevedere che ci sia uno al 51 o che non ci sia. E nasce dalla struttura societaria che è stata messa in piedi. Ci sono 16 soci, ognuna sottoscritta e ha una quota. Oggi, tuttora, la quota più alta è detenuta dal dottor Zanetti, però tutti gli altri detengono quasi il 70% di Bologna 2010. Certo. Altre cose solo per chiarire. Ad oggi Zanetti potrebbe vendere le sue quote a chi vuole, quando vuole, c'è un diritto di prelazione, siccome si sono sentite tante voci su questo. Non c'è nessun diritto di prelazione in questo momento, non c'è un lock-up, non c'è l'obbligo di non vendere per almeno 12 mesi, quindi volendo il dottor Zanetti la sua quota la può vendere, però Quindi, vende un 30%, capisci? certo, per ipotesi, se il socio che arriverà in settimana ha un 20% o un 25% e poi può comprare anche le quote di E qui Zanetti e andiamo arrivare... in una cosa alla quale io non rispondo. Perché è una Perché? problematica prevista che chiaramente verrà discussa fra i soci nella settimana. Beh, Ecco. Quindi vi siete posti il problema che può... è un mestiere che un po' conosco, No, ma dico, è una ecco. cosa che state Un pochino. affrontando, no? Sì. Immagino che avevate previsto, ma dico, è No, una no, cosa che sta no, è diventando previsto. attuale. Sì, ma è tutto previsto. Cioè, non, diciamo, qualunque cosa venga fatta non mette in discussione il modello societario che è stato costruito. Chiedono da casa se il piazzamento in classifica influenza in qualche modo i soldi che il Bologna prende da Sky. C'è Sì, molta sì. differenza tra un decimo posto, un nono posto, un undicesimo Sì, dal nono c'è. al decimo, no, dal nono al quindici, Sì. Sono circa 150.000 euro a Esatto. posizione. Imperativo rimpiazzare i soldi che Zanetti ritirerà, se no è dura anche avendo Pelé, dice Paolo. Lo rispiega? I soldi non li può ritirare Zanetti, giusto? No, c'è cioè Bologna 2010 è una società per azioni, quindi ci sono persone che hanno aderito alla capitalizzazione di questa società, ognuno per il proprio importo, e una volta che si sono messi si è sottoscritto un capitale, non è che può essere ritirato, tanto più che Bologna 2010 non è una società quotata, per cui i titoli non hanno una circolazione, diciamo, di domande e offerte. Quello che potrà fare il dottor Zanetti, se lo riterrà, spero proprio di no, è che lui può vendere ad una terza persona le proprie quote. Ma non può ritirare i soldi. E poi Paolo le fa i complimenti per la cravatta invece. E ancora. De pazzi. Non può far pubblicità, noi adesso abbiamo un altro sponsor. La prossima volta metterà invece quella che le regaliamo noi questa Va sera, bene, ecco. E ancora. va bene. No, ma De pazzi che ce l'ho sotto l'ufficio. Ah, per comodità, ecco. E poi le chiede Carlo se l'albergo di Porcede e l'immobile dei Menarini sono stati venduti. Allora, l'immobile dei Menarini è in vendita, nel senso che ci sono diverse persone interessate che hanno manifestato l'interesse e quindi direi che è un'operazione che nel giro di poco tempo verrà completata. L'immobile di Porcetta abbiamo una trattativa in corso. Bene, allora Montagnani, Nick vuol sapere se tu sei uno dei fondatori di Punto Radio a Zocca nei sotterranei di una palazzina, se non sei tu gli assomigli molto.
No, è più facile che sia io quello che... Infatti sono bianco perché sono stato molto nei sotterranei di una palazzina. Sì, sono di Zocca, quindi non poteva essere diversamente. Nel 1975 abbiamo raccolto un po' di soldini, io, Vasco ed altri, e visto che anche lì abbiamo fatto, dice, abbiamo fatto un CDA, abbiamo fatto un CDA, visto che questa sera abbiamo deciso invece di andare in vacanza di fondare Punto Radio. Un CD di Vasco agli associati del Bologna, no? Non lo possiamo coinvolgere in nessun modo. Lui ti fa Inter, però non è detto che non si possa coinvolgere. Se qualcuno lo deve a te. In pubblicità stava raccontando una cosa che devi assolutamente ripetere in diretta, perché è veramente unica. Questa in effetti è carina. Sono amico di Vasco da tanti anni, ci sentiamo regolarmente. Regolarmente. E lui ha l'ufficio in Via Emilia, vicino al negozio di Palomba, Luca Elettronica, che tra l'altro è il nostro sponsor. Allora un giorno sono andato con mia figlia, che ha 23 anni, e Vasco erano 3-4 anni che non la vedeva. Allora sono entrato, lui era al telefono, mi ha fatto un cenno di saluto, poi vabbè io ho fatto le mie cose, dopo un po' mi ha raggiunto, abbiamo fatto due chiacchiere, poi mi fa: ma chi è questa bella signorina qua? Dico: la Virgine, mia figlia. Fa: la Virgine, tanto che non la vedevo, mettiti lì che vi faccio una foto. Allora era più o meno periodo natalizio, io e mia figlia ci siamo messi in posa e Vasco ci ha fatto una foto con il telefonino e vabbè, morta lì. Dopo 10 minuti esco con mia figlia, c'era un signore davanti all'ingresso del negozio che mi fa: scusi, lei chi è? Allora ho detto: scusi, perché? Fa: no, ma che mestiere fa? Dico: guarda, io lavoro per il Bologna. Fa: ah, così ho visto che è rimasto un po' deluso. Ho detto: scusi, ma perché? Fa: ma sa, ho visto che Vasco le faceva una foto, pensavo fosse una persona molto importante. Ti rendi conto? Guido. È un particolare che siamo fare? Siamo solo noi. Siamo solo noi. Che però è lo stesso. Che però, ecco.